molto interessante questo. Quando si parla di archi tradizionali, perché qua siamo, dobbiamo, finiamo qua, poi parliamo anche di arco nudo. Si parla e di Lombò e tutto quello che ne deriva. Una domanda molto interessante. In effetti, una cosa che mi ha sempre... sono voluto andare a fondo a questa questione. Una cosa che mi ha sempre affascinato è l'istruzione di questo genere. Allora, intanto, io ho conosciuto molti istruttori di arco tradizionale e ce ne sono di molto bravi e anche preparati. Ma ahimè ce ne sono... Ciao. Ciao. Ce ne sono anche tantissimi molto raffazzonati, quindi c'è ahimè molto divario, certo, tra il bravo e il meno bravo, che in fitarco invece non è così, ce ne è molto più, no, c'è per anche dei cazzoni spaziali, sì. Però lo dico, purtroppo è così, però è molto più ristretto, no? È un pochino più verso l'alto, perché effettivamente anche il corso di istruttore di primo livello in fitarco è molto ben fatto, anzi è persino esagerato per quello che dovrebbe fare, cioè fare promozione. In effetti addirittura il corso l'istruttore di secondo livello è poco di più di quello che effettivamente, in effetti poi c'è solo anatomia e metodologia di allenamento per il secondo livello. Quindi sono molto ben preparati dal punto di vista tecnico. Ma una cosa che mi ha sempre affascinato è l'istruzione dell'arco tradizionale. Oh, tanto che volevo addirittura iscrivermi sotto falso nome per essere istruito, no? Per capire come effettivamente... No, poi alla fine ho parlato con Donadoni, ho parlato con tanti bravi, no? Ed effettivamente, quello che dici te, quando si parla di tradizionale, e adesso dico una parola che forse l'avete già sentita, costruzione personale, avete già sentita questa parola? Non è altro che un metodo didattico di costruttivismo, in cui io sono molto favorevole per quanto riguarda il tiro con l'arco, perché viene lasciato all'allievo il pallino, no? Essere attore di quello che fa. Ci sono delle cose che ahimè, siccome sono cose fisiche, non si possono variare, che sono quelle che vediamo adesso di tecnica, di vettori contrapposti, no? Se io sono in questa maniera i vettori devono essere contrapposti, e quando rilascio, se c'è una risultante angolare, avrò delle torsioni sull'arco. Cosa succede all'arco? Così facciamo subito questa digressione. Io sono in questo punto di spinta e che è sempre più basso, nei ricurvi un po' meno e nei lombò un po' meno, comunque è sempre più basso da dove c'è la freccia. L'ideale è che la freccia sia esattamente nel punto di spinta, ahimè non è così. Quindi anche se prendiamo infradito come gli archi olimpici, non ha nessuna importanza, io devo avere un buon punto di spinta e vedremo come dovrà essere messa la mano, perché questo punto di spinta dovrà essere contrapposto con l'osso radio, contrapposto con l'osso omero, contrapposto con i muscoli della spalla e così via. Quando io andrò all'ancoraggio, scaricherò il bicipite, il tricipite formerà l'ancoraggio, si dovrà parzialmente scaricare ed essere trasferito ai muscoli dorsali in modo da mettere in linea i due vettori di spinta e trazione, in modo da non avere una risultante angolare, perché la risultante angolare mi farà fare torsioni alla freccia. Quando io sono in questa posizione e rilascio, ecco che la freccia avrà la sua propulsione. Quando io rilascio, la freccia avrà la sua propulsione. Ma c'è una cosa da tenere molto da conto, è che quando io rilascio la freccia, l'arco non va in avanti, l'arco viene verso di me proprio quando
la corda spinge la freccia. Ma lo vediamo, no? È una molla. Quando io mollo, l'arco viene verso la mano. Quindi l'arco viene verso la mano solamente quando, una volta che la freccia si stacca dalla corda, l'arco va in avanti per contraccolpo, logicamente. Quindi immaginatevi, se le due forze non sono contrapposte, cosa succede? Che l'arco spinge contro la mano, qualsiasi tipo di arco, spinge contro la mano, mentre la corda spinge la freccia. Se i due vettori non sono contrapposti, avremo questa torsione. E questa torsione renderà il volo della freccia caotico. Cosa vuol dire caotico? Mai uguale. E la freccia andrà sempre in un punto diverso del bersaglio, in modo caotico, non so neanche io dove andrà. Quindi avrà una rosata più grande. Qual è perché la rosata è stretta? La rosata è stretta soprattutto perché, e vediamo, tanti fattori prevedono che io sia preciso, ma soprattutto la rosata è data dal fatto che io abbia sempre i due vettori contrapposti. Perché l'arco olimpico e l'arco compound mettono una stabilizzazione? Mettono una stabilizzazione perché mentre la corda spinge la freccia, l'arco deve star fermo e non avere torsioni. Poi vedremo anche qual è il materiale che darà meno torsione. È sempre meglio avere flettenti rigidi in modo che corti, se non abbiamo stabilizzazione, in modo da evitare il più possibile torsione. Questo per quanto riguarda ovviamente i materiali. Comunque veniamo a noi. È giusto lasciare durante i primi tempi all'allievo la percezione, aumentargli proprio le sue percezioni per quanto riguarda anche la mira. Quindi io insegno agli istruttori, normalmente non insegno ai neofiti, mi raccomando sempre agli istruttori di lasciare la prima lezione e anche la seconda lezione a quello che è le percezioni sulla mira. Quindi non insegno minimamente a mirare io le prime lezioni, anche se poi metterò il mirino con l'arco olimpico, non insegnerò a mirare, perché deve essere una cosa assolutamente che proprio accettiva, deve essere, e siamo fitarco, deve essere una cosa assolutamente naturale, perché l'allievo nelle prime due lezioni si deve concentrare sulla tecnica, sull'espansione sui piani, che adesso vedremo, su avere, essere contrapposto, essere in linea. Non importa, è sbagliatissimo, come vedo fare, mettere subito il centro del bersaglio e subito portare l'attenzione e lo scopo di quello che sto facendo a mettere le frecce in questo benedetto giallo. Questo lo possiamo vedere dopo. È molto importante che le prime lezioni l'allievo goda subito del solo tiro, non del fare centro, perché questo sarà poi lo scopo successivo. Lo scopo successivo sarà quello di avere un buon stimolo nel proprio tiro, non nel risultato. E questo, se lo facciamo già da subito, ci renderà le cose molto più facili dopo, ma a qualsiasi livello. Poi effettivamente vediamo se anche con l'arco tradizionale, anche con l'arco lombò, io posso prendere la strada più difficile di avere un tiro esclusivamente istintivo, quindi esclusivamente guardo il centro e mi alleno ad ottenere comunque dei risultati senza avere una strategia che mi permetta di fare centro alle varie distanze, oppure di avere una strategia, e lì dovrò
opportunamente fare delle scelte che mi permettono di essere facilitato in queste strategie di mira. Ok? Cosa posso fare? Beh, posso fare come fa Fedele Soria. Lo conoscete? Ho sentito parlare? No. Lui tira dalle 200 alle 400 frecce al giorno, un po' come faceva anche Lazzaroni, no? Dalle 200 alle 400 frecce al giorno, lui comincia da 5 metri, 7 metri e mezzo, 10 metri, 12 metri, 2 metri e mezzo, 2 metri e mezzo e tira 18 frecce per volta. 18 frecce a 5 metri, 18 frecce a 7 metri e mezzo e indietreggia tirando in questo modo qua, finché non memorizza un tiro automatico, proprio ricettivo, istintivo, possiamo anche dire così, istintivo. Ahimè, buono per il 3D. Per il 3D ottimo, il 3D non c'è un giallo, non c'è un puntino, sì, possiamo, come c'è scritto in tutti i manuali nei libri, percepiamo il più piccolo punto che noi vediamo, fissiamoci su quel punto, fissiamo lo sguardo su quel punto e la freccia andrà in quel... Sì, 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 è possibile. Però, durante gli scontri, quando devo fare... ho una sola freccia a disposizione e devo fare centro, perché sì sì, vinco la qualifica, ma poi devo fare gli scontri. E negli scontri ci sono quattro frecce da tirare e tutte e quattro le frecce devono andare nel centro. E questo comincia a diventare più complicato utilizzando questa tecnica qua. Diventa più complicato perché entrano in gioco tantissimi fattori che sono anche quelli, ho solo un'occasione e non la posso sbagliare. Non è da tutti. Perché poi nella caccia è così, no? Nella caccia, ahimè, come si dice, non bisogna ferire, ma bisogna uccidere l'animale. Ma quando uno va a caccia, quante frecce tira se andasse a caccia? Tre frecce? Forse. Due? Deve molto veloce. Due frecce. Tre frecce, quattro frecce. Ok, però se io in 4 o 5 ore devo tirare tre frecce e devo far centro con tutte e tre le frecce, vuol dire che in allenamento devo tirare 200 frecce e 199 metterò nel centro, perché la percentuale è quella lì, quindi devo essere molto bravo come arciere. Ecco perché mi fanno ridere quelli che dicono che vanno a caccia e ci pigliano, perché uno che va a caccia e ci piglia dovrebbe fare un indoor e fare più punti di me a 18 metri. Se 18 metri è la distanza più o meno di caccia, ebbene allora vieni a fare 60 frecce a 18 metri e devi fare una valangata di punti se sei un bravo cacciatore con l'arco. Ahimè, funziona così, no? Non è che io mi posso inventare. Non posso essere uno che fa una rosata così a 18 metri e poi ammazzo tutti i cinghiali che incontro, non funziona. Lo stesso vale per la pallacanestro. Se io voglio fare centro alla pallacanestro e mi devo mettere lì e mi devo allenare 8 ore al giorno a fare centro. Se io non mi alleno 8 ore al giorno, quale istinto posso mai avere? Ho solo l'allenamento. Tenendo conto che il canestro è a 3,03 m, perché se è, il campo è 25x12. Se io metto un canestro a 4 metri in un campo di calcio, ma neanche Michael Jordan fa centro, ve lo garantisco. Perché? È la propriocezione, il nostro corpo è in grado nella pallacanestro di triangolare immediatamente tutti gli angoli, perché nella pallacanestro tutte le linee sono ben demarcate, ben visibili, perché il nostro cervello
istantaneamente in ogni momento è in grado di avere tutta la trigonometria di dove mi trovo. Ecco, se io sono a centrocampo con le linee, non lo devo, certo non lo faccio consciamente, ma il mio cervello ha già capito che forza dare alla mano per far centro indipendentemente dalla posizione.